Non ci sono più dubbi. Giulio Moracci, l'anziano assassinato dai rapinatori piombati in casa sua martedì scorso a Terni, è morto soffocato dopo una lunga agonia. Lo ha stabilito l'autopsia eseguita nella tarda mattinata di ieri dal medico legale Luigi Carlini su incarico del sostituto procuratore della Repubblica Barbara Manzullo. Una morte, riporta oggi il Corriere dell'Umbria, terribile, che inchioda i banditi romeni arrestati dai carabinieri alle loro responsabilità. Il decesso non è stato causato da un malore e il cuore dell'anziano malato di Parkinson e con problemi di deambulazione ha retto nonostante tutto, cosa che ha prolungato la sua agonia fino a mezz'ora e oltre. I rapinatori l'hanno legato con le mani dietro e poi scaraventato bocconi sul letto. La morte è sopraggiunta per due concause. In primo luogo, ridotto in quello stato, l'uomo non poteva più muoversi. E così, quando ha vomitato i resti del pranzo appena consumato, è stato soffocato, la trachea si è ostruita e il poveretto ha smesso di respirare.